Ciao a tutte, benvenute e bentornati nel mio canale. Io sono Louise e oggi vi parlo di Ballet Journal. È un po' che non ve lo mostro, che non faccio vedere niente e non vi ho neanche mai mostrato il setup dell'anno iniziale. Però, mia discolpa, posso dire che su Instagram ho fatto sempre le foto e le ho messe. Però, appunto, è arrivata l'ora. In realtà, sono un po' in ritardo, però volevo fare questo flip through di metà anno. E intanto appunto vi mostro anche la parte iniziale, intanto che ci sono, ecco. Così se avete bisogno di ispirazione per i vostri mesi, le vostre pagine, ecco, cerco di darvela. In realtà non ho mai fatto niente di particolare, però semplicemente i temi del mese potrebbero esservi utili. Quindi iniziamo con le pagine iniziali, libretti quest'anno, film visti. Con le valutazioni in stelline, serie TV, in realtà poche, podcast nessuno, e musica, ho scritto solo le canzoni, proprio quelle che ti entrano in testa, che mi sono entrate in testa, però anche qui poche. Places I've been to, in realtà quest'estate sono andata da qualche parte, ma non li ho ancora scritti, e ovviamente prima dell'estate con lockdown vari non ho fatto dei gran giri, e qui cose relative a YouTube. Poi una book challenge che mi sono fatta io da sola, quindi dei libri che voglio leggere quest'anno e dei to-dos, quindi cose che voglio fare quest'anno. Poi la mood board, vision board Dark Academia, di cui in realtà ho fatto il video, quindi vi rimando a quello se volete vedere come l'ho fatto. E poi appunto abbiamo i mesi. Gennaio in realtà è tra i miei quelli che preferisco di meno, perché non c'è un tema vero e proprio e ho solo usato due colori, cioè il tema era usare due colori. Quindi sì, insomma, non il mio mese preferito, non c'è niente di particolarmente bello. Ecco, unica cosa è che ogni mese ho cercato di mettere una quote, una frase presa da Instagram, libri, Pinterest, così abbastanza a caso, però in realtà non a caso la quote, perché è qualcosa che riflettesse il mio mood, il mio problema del mese, qualcosa che voglio affrontare, una frase che mi motivasse e ispirasse, ecco. Quindi questa era quella di gennaio. E poi tutte le settimane. Febbraio, allora, questo non saprei definirlo il tema, perché non mi è ben chiaro neanche a me. Ho fatto qualche disegno un po' gotico, un po' Dark Academia, un po' di decoupage con washi tapes, pezzi di carta. Quindi insomma niente di specifico, però ho cercato un po' di giocare con carte, cartine, cose. E anche qui ovviamente quote. Marzo, ogni anno mi capita il mese in cui voglio essere il più minimalista possibile e quest'anno è marzo. Ho usato solo un penne nere e pennarello della Tombow grigio. Qui praticamente eravamo sempre in lockdown, quindi poca roba. Quote anche in questo caso. E le settimane. Molto semplice, ecco. Oh, aprile mi piace invece un sacco perché il tema è api e miele e ho disegnato un tot, avevo voglia di fare un po' di robe, reduce da marzo che era molto vuoto e minimalista, e quindi sì, appunto ho giocato abbastanza con i colori, con i disegni. E questa pagina mi piace un sacco, quella con la frase del mese e con questi dettagli, queste scritte diverse, hand lettering un po' dinamici, ecco. Questa mi è proprio piaciuta tanto. Maggio
omaggio tema picnic, però abbastanza minimalista, quindi con un solo colore arancione. Qui avevo lasciato lo spazio per fare la quote, ma non l'ho mai messa. Prima o poi, chissà, forse la scriverò o forse no. Giugno, tema ciliegie, però anche questo tutto molto semplice. Questa è la quote del mese, dove tra l'altro mi sono accorta poco fa di aver fatto un errore grammaticale, ma va bene, ditemi nei commenti se lo trovate. Luglio, completamente copiato dal tema di Amanda Rich Lee, e però mi piace un sacco, quindi sono abbastanza orgogliosa di come l'ho ricreato io. Cioè, è quasi tutto uguale, però comunque mi piace come è venuto. E qui invece in questo mese non ho fatto la quote e neanche i ricordi del mese, semplicemente perché mi ero scordata. E infine agosto, reduce da luglio, pieno di colori e disegnini, ho fatto una roba più minimal, ma non minimal quanto marzo, quindi con questi fiori molto semplici, ma comunque carini. E qui non mi sono scordata di fare la quote, quindi eccola qua. E ovviamente questo è, deve ancora finire il mese, quindi devo ancora finire le cose. Quindi questo era il mio bullet journal fino ad adesso, il flip through di metà anno. Spero che vi sia stato di ispirazione per qualche tema, qualche cosina. È abbastanza semplice, non sono più fissata come un tempo che facevo un sacco di pagine e cosine che spesso finivo anche per non completare. Semplicemente in realtà mi piacerebbe farla ancora, però non ho più così tanto tempo e quindi mi dispiace, però comunque adesso il bullet journal è proprio prettamente, c'è dentro tutto quello che mi serve e niente di più, niente di meno. Quindi spero questo video vi sia stato utile e di ispirazione, e noi ci vediamo alla prossima. Ciao.